Buongiornissimo ragazzuoli, oggi del tutto a caso, a casissimo perché ho appena preso i biglietti, andiamo a vedere Venezia-Bari. Semplicemente stamattina è successo che sono uscita di casa, perché abito a Venezia, perché sono qua in università, perché io in realtà sono di Brescia, e niente, tutte bandiere del Bari, Bari, Bari. Bari che tra l'altro ne date 6 anche al Brescia, che fai, te ne privi, non vai a vedere Venezia-Bari? No, non ce ne priviamo e andiamo allo stadio, andiamo al Penso. Tra l'altro c'è da dire che vado completamente neutrale, ma vabbè, sono a Venezia, magliettina del Venezia dell'anno scorso che è stupenda perché è esteticamente stupenda, me la metto, mica me ne privo, o no? O no? Ed eccoci arrivati! Mai visto, mai. Sembra che a giocare in casa sia il Bari, non il Venezia. Un spettacolo. Appena rientrati dagli spogliatoi, 1-0 Bari. Arriva il pareggio. Giustamente ancora cantano, vi prometto che entro la fine di questa stagione andrò a San Nicola, andrò a Bari perché una tifoseria del genere merita di essere vissuta nel suo stadio. Il commento sulla partita lo facciamo fra un attimo perché mi aspetta un'ora di camminata per tornare a casa e c'è Milan-Juve, quindi bisogna anche correre. Non per dire, ma vi faccio anche da guida turistica, cioè... Ho anche appena incontrato un tifoso con la maglia del Benfica a Venezia. Abbiamo già perso, non bisogna neanche andare a Lisbona a giocare, lo so. È il destino. Ed eccomi tornata a casa, adesso parliamo della partita. Che tra le altre cose il Brescia è anche riuscito a pareggiare col Cittadella, quindi il Bari è in solitarissima proprio la capolista. Che Bari ragazzi, che Bari! Diciamolo chiaramente, in questa più che in altre partite il Bari qualcosa ha rischiato, Ma è stato il solito che dirà a regalare la vittoria ai suoi. Ci sono state buonissime occasioni sia per il Venezia sia per il Bari fino all'intervallo. Al rientro in campo invece nel secondo tempo è cambiato tutto. Subito al 46esimo Bellomo infatti parte in contropiede e serve che dire. L'attaccante tocca in aria per Antenucci che poi insacca la porta di Joronen. Che gol! Il Venezia rimane però in partita fino al 70esimo in cui trova il pareggio dell'1-1 di Ceccaroni. Classicissimo gol di testa su calcio d'angolo. E poi però si riaccende Khedira che era incontenibile negli ultimi minuti, infatti parte, arriva in area di rigore e Joronen lo atterra completamente, calcio di rigore. Si prende la squadra sulle spalle e tira lui il calcio di rigore e non lo sbaglia, è l'ottava rete stagionale. Ma c'è da dire una cosa, perché il Bari non gioca in 11, gioca in 12 costantemente, perché la loro tifoseria per 90 minuti senza mai interrompersi un secondo, canta ed incita. Sarò onesta, io di partite ne ho viste tante, di squadre giocare tantissime, ma la tifoseria del genere è uno spettacolo incredibile. Vi giuro, io ho avuto i brividi dall'inizio alla fine, non hanno mai smesso di cantare per un secondo. Neanche sul pareggio dell'1-1, hanno iniziato a cantare ancora più forte. Che di base è quello che ogni squadra dovrebbe fare per incitare la propria squadra. Beh, non succede. E lo dico da tifosa juventina che vede la propria Juve allo stadio. E un clima del genere non l'ha mai vissuto, mai. E c'è da sottolineare una cosa, il Bari era fuori casa. Questi tifosi venivano dalla Puglia, dall'altra parte dell'Italia, erano tantissimi, si sentivano solo loro. È proprio questo il calcio che ci piace, a chi piace a me, a chi piace a voi, sono sicura. Bellissimo. Un enorme chapeau a questo Bari che ha appena conquistato la B e già vuole riconquistarsi anche la A. Sinceramente non so dove potrà arrivare, ma auguro il meglio a questi tifosi.